Oggi è sabato 4 febbraio, ho appena fatto la spunta sull'allenamento e infatti ho appena finito di allenarmi con l'aeropilates. Lì vabbè c'è la mia maglietta perché fa caldissimo, sono rimasta solamente con il top sportivo e adesso mi vado a docciare. Mentre faccio la doccia ascolterò questa canzone che me l'ha fatta scoprire il mio fidanzato qualche giorno fa e ora mi è praticamente entrata nella testa e canticchio solo questa. E è di questo artista che si chiama Amanati e in realtà ce n'è anche un'altra sua che mi piace. Ecco, vedete, questa è l'altra, si intitola I Choose Me, è sempre di Amanati, però secondo me quella che vi ho fatto vedere prima è ancora meglio di questa. No, vabbè, ragazze, allora io avevo creato qua questa postazione make-up perché mi volevo truccare con voi e nel frattempo magari chiacchierare. E vedete, questo è uno specchio, avevo anche trovato il punto qua per fissarlo. E il problema è che se io mi metto seduta qua davanti allo specchio e metto la macchinetta lì, ho messo questo contenitore grigio apposta per appoggiare la macchinetta, voi vedete la mia faccia illuminata e tutto dietro buio, quindi non è il massimo. Quindi a questo punto tolgo tutto, vado in bagno a truccarmi come al solito in piedi davanti allo specchio e ci rivediamo fra pochissimo. Allora, io ho finito adesso di truccarmi, vediamo se adesso qui posso registrare qualcosa o è troppo illuminato. Ok, adesso sì, è un pochino meglio l'illuminazione. Prima appunto cioè non posso stare qua a truccarmi in mezzo alla stanza, mi ero appoggiata lì sul davanzale della finestra, ma avevo proprio il sole che mi puntava contro e non era al massimo come ripresa. Comunque, vabbè, mi sono fatta il solito trucco, ma era più che altro per fare una cosa e intanto magari parlare con voi. Comunque, oggi è sabato e ho deciso di registrare questo vlog perché sarò da sola tutto il giorno, fino addirittura domani mattina. E quindi addirittura dormirò proprio qua da sola perché mio fidanzato è partito stamattina. Aveva una sua cosa, quindi è andato via. Ci siamo svegliati con calma, abbiamo fatto colazione e poi lui è andato via con la moto. E tornerà domani, che appunto sarà domenica, in mattinata, non so bene di preciso a che ora, l'importante è che sia qua per pranzo perché poi abbiamo un pranzo con altri nostri amici. E quindi siccome io appunto oggi sono da sola e sono libera perché oggi non ho niente da fare, ho già fatto tutto stamattina, ho pensato appunto di registrare questo vlog così ci facciamo proprio compagnia a vicenda. E come vedete io mi sono già preparata adesso, non ho ancora pranzato, ma ah, mamma mia, è tardissimo. Cioè, io pensavo fosse l'una e qualcosa, invece sono le 13:54. Vi ho detto che cosa faremo. Allora, prima di tutto adesso devo un attimo pranzare perché ho degli avanzi della settimana che avevo cucinato e quindi oggi devo assolutamente mangiare quelli. E poi pensavo di uscire e andare al centro commerciale a vedere un po' di cosine, insomma, cosa è rimasto con questi saldi, a vedere le nuove collezioni. E oggi in realtà vorrei provare la taglia più piccola di un piumino che voi in realtà non avete ancora visto perché è un piumino che ho preso la scorsa settimana che sono sempre andata in questo centro commerciale però con la mia amica che appunto aveva voglia di svagarsi un po'. Siamo andati con il bambino piccolo, abbiamo fatto una passeggiata e io ho anche preso delle cosine molto carine che voi però ancora non avete visto. Sono tutte però cose della nuova collezione, poi appena un attimo ve le faccio vedere. E ho preso anche questo piumino da Stradivarius di un colore bellissimo che mi ha catturata proprio appena sono entrata in negozio. E però vedendo il modello che è di quelli over ma corti corti, ho subito guardato se c'era la taglia più piccola, ovvero la XS, e quindi c'era, me la sono provata. In realtà mi stava anche un pochettino abbondante, però ho preso quella perché appunto pensavo fosse la taglia più piccola. Poi, tornata a casa, ho guardato bene un attimino i cartellini, stavo mettendo a posto le cose.
mi sono accorta che effettivamente c'è anche la XXS e quindi adesso me lo provo così vi faccio vedere com'è. Oggi se c'è ancora la taglia, quella più piccola, lo vorrei cambiare di taglia. Allora, vi faccio vedere, quindi questo l'ho preso da Stradivarius, anzi, no, scusate, l'ho preso da Pull&Bear. Mi sono sbagliata prima. Ed è un piumino di questo colore. A vederlo così sembra veramente grandissimo. Ora me lo provo. Allora, il colore lo vedete più acceso di quello che è in realtà. È un bellissimo celeste, baby blu magari si potrebbe dire. Più spento di quello che vedete, non è acceso. Effettivamente a guardarlo adesso, sì, è troppo largo, non so perché l'ho preso, ma effettivamente io l'ho preso perché mi è piaciuto tantissimo il colore. E però devo dire che mi sta un po' largo, sì. E poi soprattutto anche il giro manica rimane più sceso, cioè calcolate che il giro manica finisce quasi a livello della vita e quindi contribuisce a renderlo ancora più largo. E, però ecco, come modello a me in realtà e come colore soprattutto piace tantissimo, perché poi vedete che non rimane corto come quelli di Zara, rimane più lungo. E il fatto è che sì, lo vedo troppo largo, cioè mi sta proprio troppo largo. Quindi io spero che la XXS che proverò oggi mi stia meglio, perché io amo questo colore. Io adesso mi cambio perché ho appena realizzato che mi sono proprio vestita in un modo in cui se vai a fare shopping non ti dovresti vestire, ovvero con degli stivali alti che vi faccio vedere. Vedete, con gli stivali alti così che sono molto scomodi effettivamente se me li devo togliere e rimettere. Non so se anche voi siete fatte così, ma io a volte se non sono totalmente soddisfatta dell'outfit scelto poi mi ricambio. E tra l'altro mi sono anche tolta il cerchietto perché mi stava facendo male qua dietro alle orecchie. Mi è venuto in mente che al centro commerciale poi fa caldo, perciò io mi sono messa una maglia proprio super leggera, questa ce l'ho da una vita, è rosa, tipo un po' glitterata, e poi sopra mi sono messa questo cappottino qua perché almeno mi rimane un pochino più leggero e in questo modo non dovrei sentire troppo caldo. Allora, io ho pranzato e mi sono fatta un caffettino. Ora, mentre aspettiamo che si freddi, mi metto qua sul divano a chiacchierare un pochino con voi. Tra l'altro sento anche un po' di freddo perché mi sono messa questa magliettina super leggera. Ora mi copro un po' con questo cuscino super morbidoso, ma tanto tra poco, ecco, andiamo. E comunque io stavo pensando che appunto oggi è sabato, ma calcolate che io tutta la settimana non sono uscita, cioè sono sempre rimasta qui in casa a lavorare al computer, quindi sempre da sola. E vedevo giusto il mio fidanzato la mattina quando appunto facevamo colazione e lui poi andava al lavoro e lo rivedevo il tardo pomeriggio quando tornava a casa. E poi appunto sono uscita giusto lunedì, quando poi ho registrato anche il video che non so se avete già visto, insomma, il vlog che è online prima di questo. E però ecco, ora detta così, magari molte persone diranno, cioè, ma come fai? E io in realtà vi devo dire che a me non pesa. Ci sono anche settimane in cui esco di più, devo fare varie commissioni o magari esco con le mie amiche. In genere poi invece col mio fidanzato esco il fine settimana. Però per come sono fatta, cioè io sono estremamente solitaria, cioè sono proprio una persona molto introversa e solitaria. A me piace anche perché so che non è che sto a casa a non fare nulla, cioè impiego il mio tempo lavorando, il lavoro quello vero e proprio e poi tante altre passioni tipo questa di YouTube, magari registro un video, poi lo edito, poi sto studiando, sto facendo trading, insomma, faccio tante cose e mi piace farle però da sola in casa, senza interagire con nessuno. Cioè, questa magari
Dicendola così, questa cosa può sembrare proprio da persona asociale. In realtà, diciamo, un pochino è così. Cioè, allora, se sto in gruppo, ovviamente, socializzo, non è che me ne sto in disparte, muta e faccio appunto scena muta, tendo a socializzare, però mi devo sempre appunto sforzare di uscire dalla mia comfort zone per socializzare. Poi in realtà, sono genuinamente interessata a parlare con le persone, anzi sono molto più per l'ascolto che proprio per il parlare, quindi sono la classica persona che fa domande e ascolterebbe proprio all'infinito, perché mi piace effettivamente ascoltare piuttosto che dire la mia e parlare, ecco. Infatti questa di YouTube per me è anche un po' una challenge che mi spinge appunto ad aprirmi un pochino di più. Però ecco, mi piace stare nella mia comfort zone anche perché le persone che conosco, cioè ho poche amiche, ma quelle amiche, cioè io sono uscita dalla mia comfort zone per farmi queste amiche e come anche per esempio il fidanzato, ovviamente. Però mi piace avere poche persone intorno, non sento il bisogno di uscire, conoscere nuove persone, che può essere anche un pochino brutta come cosa effettivamente. Ce l'avevo un pochino di più quando ero più piccola, diciamo, questo bisogno, ecco, di conoscere. Adesso sinceramente sto bene e forse in realtà qui mi sto anche chiudendo un pochettino troppo di nuovo nella mia comfort zone. Però io in realtà ho tante tante amicizie, non ce la faccio proprio a gestirle, ma non perché, cioè, sono occupata, oh mio Dio, ho tanto da fare, non riesco a vederti, proprio perché a me piace stare da sola, quindi non troverei abbastanza tempo da dedicare poi a tutte le altre amicizie. Quindi quelle due o tre amiche a me bastano perché magari 1 o 2 giorni a settimana ci vediamo e poi il resto di giorni io sto bene da sola. E poi ovviamente, cioè, vuol dire tanto anche avere un fidanzato, secondo me, perché se non lo avessi, sì, forse mi sentirei più sola e avrei bisogno di uscire più spesso e interagire con le persone. Però è quello che in passato poi mi ha portato a trovare un fidanzato, magari se non avevo abbastanza amicizie, a fare delle amicizie. Però poi dopo, quando io trovo il mio numeretto di persone che effettivamente, di cui effettivamente io ho bisogno, rientro nella mia comfort zone. Non so se questo discorso ha senso. Comunque adesso mi bevo il caffè, se no si fredda, e poi usciamo a fare shopping. Ve l'ho detto che a me uscire a fare shopping da sola piace moltissimo. Non so se ve l'avevo detto all'inizio di questo video, ma forse no. Ecco, magari molte persone diranno: sei stata tutta la settimana da sola a casa, sei uscita solamente lunedì, il tuo fidanzato l'hai visto poco e niente, e oggi che stai da sola è sabato, non senti il bisogno magari di vederti con le tue amiche, chiamare qualcuno? No, cioè, sto proprio bene così. Sono contenta ora che posso andare al centro commerciale, mi faccio un bel giretto da sola. Cioè, a me la compagnia di me stessa mi piace molto, però mi piace ancora di più quando sono soddisfatta a livello delle relazioni interpersonali che ho, quello sì, perché in passato ero più inquieta quando non avevo vicino delle persone, tipo un fidanzato, ecco. E vabbè, adesso mi bevo il caffè. Allora, mi sono appena messa le scarpe e tra poco andiamo. È passata 1 ora e mezza, quasi 2 ore forse, da quando stavo parlando prima sul divano, perché poi nel frattempo mi si era scaricata la batteria e l'ho messa in carica e sono stata appunto un pochino lì ad oziare sul divano. E ora però sono pronta, mi sono messa il cappotto, già la borsa, sono proprio pronta per uscire. Però ecco, ci tenevo a finire quel discorso che avevo iniziato prima sul divano, perché non vorrei che passasse un messaggio sbagliato della serie rimanete nella vostra comfort zone, non socializzate. Io stavo solamente parlando per me stessa e anzi, in realtà a questa età, con l'esperienza appunto degli anni passati, sono riuscita a capire che sto così bene adesso in compagnia di me stessa da sola proprio perché sono soddisfatta delle relazioni interpersonali che ho.
quindi delle compagnie che ho intorno, a parte la mia famiglia di nascita. E queste però io me le sono create grazie al fatto che sono uscita dalla mia comfort zone, ecco, solamente questo. In passato, quando non ero soddisfatta o delle amicizie, o magari perché non avevo un fidanzato, mi sono sempre sforzata di non chiudermi sempre più in me stessa, ma aprirmi alle persone, conoscerle, perché solo così poi si può effettivamente trovare qualcuno che ci sta simpatico oppure che poi si amerà per la vita, ecco tutto qua. Però proprio per natura, per come sono fatta, non ho bisogno di conoscere sempre più persone, mi bastano quelle poche persone. Che ho tutto qua. Comunque, adesso usciamo e ci andiamo a fare un giretto. E per la serie uscire dalla propria comfort zone abbiamo anche i tacchi, che voi direte, cioè in che senso? A parte che questi magari per alcune di voi non saranno dei veri e propri tacchi, però per me sì. Quando devo uscire da sola metto sempre delle sneakers o comunque delle scarpe basse, ma poi l'avete visto anche negli outfit che vi faccio vedere. Queste per me sono già delle scarpe alte con il tacco le indosso però non quando esco da sola. Se devo uscire di giorno preferisco mettere delle scarpe basse, mentre se devo uscire col mio fidanzato oppure con le mie amiche, allora sì, me li metto i tacchi, ma non mi sento a mio agio ad andare in giro con i tacchi se sono sola. E questo però per me anche deve essere un buon proposito per il nuovo anno, cioè iniziare ad indossare i tacchi, soprattutto questi da giorno, per uscire a fare delle normalissime commissioni durante la giornata. Sono appena uscita, ma comunque avevo parcheggiato abbastanza vicina, cioè ho appena acceso la videocamera. Allora ragazze, io sono appena arrivata alla macchina, avevo acceso la videocamera perché pensavo di aver parcheggiato più lontano rispetto all'entrata, ma a quanto pare mi ricordavo male. Comunque, io non ho comprato praticamente nulla se non un giacchetto da Zara per mia nipote però. Aspettate, sto cercando le chiavi. Ragazze, io sono appena tornata a casa, giusto il tempo di togliermi il giacchetto e le scarpe. E fa caldissimo, ma non qui in casa, faceva proprio caldissimo lì al centro commerciale. Anche se mi ero vestita abbastanza leggera, sono morta di caldo. Infatti, ora mi voglio andare a fare una doccia. E poi mi sono anche sbrigata a tornare a casa perché il mio fidanzato sta tornando, ma nel senso che sta proprio quasi arrivando perché ha condiviso la posizione quando è partito e sta vicinissimo adesso. Calcolate che stava oggi, era andato in un posto che stava tipo a 2 ore e mezza di distanza da qua e in realtà io avrei preferito che si fosse proprio fermato anche la sera perché non mi faceva impazzire l'idea che poi tornasse con il buio visto che sta con la moto, però a quanto pare voleva tornare. Per quanto riguarda il piumino, quello azzurro di Pull&Bear, non ho trovato la taglia più piccola. La ragazza ha guardato anche se fosse disponibile online, così me lo poteva ordinare e far arrivare in negozio, ma anche online non c'era. E quindi a quel punto ho fatto il reso e mi hanno dato indietro i soldi. Non sapevo che si potesse fare, pensavo dovessi scegliere qualcos'altro che mi dessero un buono e invece è ottimo così. Ho ridato il piumino e mi hanno dato i 35,99 euro, forse, vabbè, 35 euro e qualcosa. Mi dispiace perché mi piaceva proprio tanto quel piumino e secondo me nella taglia più piccola sarebbe stato giusto. Le uniche cose che ho preso sono, vabbè, per me ho preso solo una cosa ed è una cosa da mangiare, ovvero io mi ero già organizzata tutta la mia scenetta, mi ero fatta un'idea per stasera di mettermi qua sul divano, mangiarmi la poke e guardarmi un film. Dovete sapere che io la poke l'ho mangiata per la prima volta la settimana scorsa, quando sono andata con la mia amica e il bambino al centro commerciale, quel giorno che poi ho preso quel piumino che oggi ho reso e ne sono rimasta innamorata, cioè
Buonissima, mi piace tantissimo e quindi già in programma avevo proprio di prenderla e mangiarla stasera. E invece l'unica cosa che ho preso di abbigliamento, ma in realtà non è per me, ho preso la busta così vi faccio subito vedere, di Zara, ho preso un piumino da Zara, un bellissimo piumino color fango, sì, direi proprio color fango, che rimane molto corto ed è fatto molto bene, è un bel tessuto. Mi metto un pochino più comoda, anche se nel frattempo ho sentito il rombo della moto, è definitivamente arrivato il mio fidanzato, quindi tra un pochino salirà. Comunque vi finisco di dire un attimo, poi non so quando riprenderò a fare il video, anche perché io vorrei andare a cena e mangiarmi la mia poké, mentre lui magari mi racconta com'è andata la giornata. E comunque, che vi dicevo velocemente, questo piumino l'ho preso per mia nipote, che ha 19 anni e li ha compiuti lo scorso 8 gennaio. È la figlia più grande di mio fratello. Allora, non so se ve l'ho mai detto, comunque io ho due fratelli che sono molto più grandi di me. Con quello più grande ho 16 anni di differenza e con quello più piccolo 12. E poi si vede che i miei genitori avevano voglia di riprovarci per vedere se venivano una figlia femmina e quindi a 40 anni hanno avuto me. E quindi io ho due nipoti che sono parecchio grandi, quindi Marzia ha 19 anni e Francesco ne ha appena fatti 12 o 13, non ne sono sicura. Sta arrivando comunque il mio fidanzato. Comunque li compiono Francesco il 7 gennaio e Marzia l'8. Perciò ora ho fatto questo piumino. Ecco, è arrivato. Va bene, semmai riprendo più tardi oppure domani. Buongiorno ragazze. Non vedete nulla? Buongiorno ragazze. Sto chiudendo la porta della cucina, perché oggi fa freddissimo, siamo a domenica mattina e chiudo anche questa qua della camera da letto perché il mio fidanzato è andato fuori in balcone a fumare e tirava troppo vento, quindi ho chiuso la porta finestra della sala e gli ho aperto poi quella là della cucina, ma vabbè, e quindi ho chiuso tutte le porte perché altrimenti poi sbattono. È una bellissima giornata di sole, solo che fa veramente tanto freddo, ci sono 6 gradi, però tira tanto vento e quindi è per quello che si sente molto di più il freddo. Comunque, ieri poi non ho più ripreso nulla, perché appunto è arrivato a sorpresa il mio fidanzato e tra l'altro aveva anche fame. Di solito quando lui mangia di più a pranzo, la sera si beve una tisana, si mangia qualche tarallo e basta, sta a posto. Invece, ieri poi ha voluto metà della mia poké, mannaggia. Gli ho detto, ah, io ho questa poké, adesso mi metto a cena. E lui ha detto, ah no, cavolo, la voglio anch'io. E allora ho dovuto dividerla con lui. Ma il bello è che io la poké l'ho comprata dopo che lui era partito, quindi io sapevo benissimo che stava tornando a casa, mi aveva condiviso la posizione senza dirmi nulla, mi ha mandato la posizione in tempo reale e man mano vedevo che si stava sempre più avvicinando e ho detto vabbè, ma la prendo solamente una, figurati se avrà fame stasera, e invece aveva fame. E vabbè, nulla, adesso sono quasi le 10 e ci siamo svegliati prestissimo. Mille interruzioni in questo video. È passato un pochino di tempo da quando vi stavo parlando prima e vabbè, ci sono stati vari cambiamenti di programma, abbiamo capito bene dove dobbiamo andare a pranzo oggi e vabbè, io sto ancora in tuta, tra l'altro ho anche steso le lenzuola, aveva finito la lavatrice e siccome c'è tantissimo vento l'ho fermata molto bene con le mollette, ma sto un pochino con la paura che possano volare, speriamo di no. E nulla, quindi dopo saremo a pranzo. Sapevamo già che comunque ci dovevamo riunire con un po' di coppie di amici, ma non avevamo capito bene a casa di chi. Ora lo abbiamo capito. E tra un pochino il mio fidanzato con un suo collega vanno a prendere il pranzo.
A Foggia, perché c'è un loro collega che sa cucinare molto bene, è stato anche a MasterChef e a lui piace proprio cucinare per tante persone e fare dei piatti particolari. E chi è interessato, appunto, si prenota e poi va a ritirare direttamente il cibo. Quindi già avevamo organizzato il tutto giorni fa e quindi più tardi devono andare a prendere questo cibo che ha preparato lui. Non so di preciso che cosa ha fatto oggi, tipo 2 settimane fa anche avevamo preso due tipologie di lasagne diverse. Una era fatta con un sacco di formaggi e il carciofo, buonissima, e poi un'altra con friarielli, salsiccia, ma anche le lasagne proprio le aveva fatte lui, quindi fa la pasta, fa tutto. E poi aveva fatto anche una torta buonissima, un millefoglie, con la crema chantilly e i frutti di bosco proprio freschissimi, molto buoni, quindi vedremo oggi che cosa avrà fatto. È un pochino così a sorpresa, e almeno noi non sappiamo che cosa andremo a mangiare. Forse chi ha organizzato sì, sa cosa sta andando a prendere. Comunque adesso, visto che c'è questa bella illuminazione, vi faccio vedere quei due acquistini che ho fatto la scorsa settimana, che in realtà finché c'era la busta grande del piumino che vi ho fatto vedere ieri, sembrava chissà quanto shopping avessi fatto, perché c'era quella busta grande e poi queste altre buste. Ora che quella busta grande non c'è più, ci sono rimaste veramente due cose che ora vi faccio vedere a questo punto, adesso approfittando della bella luce, e poi vi rifaccio vedere anche bene col piumino che ho preso da Zara per mia nipote e quasi quasi ora me lo provo. Vi faccio vedere il piumino indossato, perché in realtà a me questo piace moltissimo, solo che rimane veramente un pochino troppo corto e gonfio per me. Però vediamolo anche con i capelli legati, che magari no, non mi sta meglio. Eccolo qua. È bello però in realtà. Mi piace. In realtà mi piace parecchio. Vediamo, perché se a lei non piace potrei anche pensare di tenerlo in realtà. Fatemi vedere bene. Aspettate. Stacco la macchina, andiamola a vedere bene allo specchio. Non ci fate caso perché sotto adesso sto in versione proprio casalinga, però in realtà a me con i capelli legati piace. Pensatelo con un jeans, cioè mi piace perché comunque qua dietro rimane comunque più lungo, vedete? E adesso mi sa che vado di là un attimo a chiedere al mio fidanzato che cosa ne pensa. Vediamo che dice. Ha detto che sembro l'omino Michelin e che non mi dona, ma in realtà a me invece piace molto. Secondo me per una teenager è carino. Lei calcolate che ha il mio fisico più o meno, e cioè sì, è leggermente più alta di me e più tonica, magra, perché fa tanto sport. Quindi secondo me a lei può stare bene. Però se a lei non dovesse piacere, secondo me invece di fare il reso potrei anche tenerlo. Però fatemi sapere. Comunque se qualcuno dovesse guardare i miei video per la prima volta, questo specchio non è sporco ma è macchiato. Comunque poi vorrei integrare questo piumino con qualcos'altro, magari se trovo una tuta carina oppure una maglia con un jeans, e andare a vedere da Primark, perché tanto dopodomani torno nel Lazio e quindi volevo passare, visto che dalla Puglia appunto passerò per Roma, volevo andare da Primark a guardare qualcosina e a prendere anche il regalo per Francesco, quindi per mio nipote, quello più piccolo, che in realtà ha 13 anni. Ieri poi non mi ricordavo bene, però sì, è del 2010. Sì, del 2010. Allora, adesso vi faccio vedere quello che ho preso da H&M. In realtà da H&M ho preso una cosa in saldo, vi faccio vedere, e poi invece un maglioncino l'ho messo nella busta di H&M, ma l'avevo preso da Stradivarius. Ho trovato questo vestitino che è bellissimo. Vabbè, non lo sto adesso ad indossare, però guardate com'è carino. È tipo in crepe.
in chiffon proprio di quelli super trasparenti e quindi sotto ha anche la sottoveste. E no, è doppio in realtà, non ha nessuna sottoveste. E costava abbastanza quando era a prezzo pieno perché costava 39,99. Io di questo tessuto ho una gonna di H&M che ho preso la scorsa estate ed è bellissima, l'ho indossata tanto e infatti anche quella l'avevo pagata abbastanza. Però questo vestitino io non l'avevo visto e mi è piaciuto particolarmente, tutto così bello morbido. E vedete che è un pochino plissettato. Anche il colore è molto bello perché è un rosa con una punta di lilla. E adesso costava pochissimo perché l'ho pagato 9,99 € ed ho preso una taglia S. Poi vi faccio vedere un maglioncino che ho preso da Stradivarius. Non mi sono fatta dare la busta perché tanto mi passava quella di H&M. E vi faccio vedere, questo lo trovate ancora in negozio perché è della nuova collezione e c'è anche in altri colori, però io l'ho preso di questo colore che sto amando. E infatti quel giorno, avendo preso questo, avendo preso piumino e poi un'altra cosa che vedete, che vedrete, avevo preso praticamente tutto di questo colore, che trovo mi stia anche molto bene ed è bellissimo questo colore, proprio poi abbinato al bianco panna ancora più bello. E questo costa 29,99. C'era anche beige, quindi con le parti queste che vedete in azzurro, in beige, e poi forse anche in blu e forse in verde, non lo so, c'erano vari colori. Comunque a me è piaciuto tantissimo di questo colore e cade molto morbido, ecco. Vabbè, adesso non li sto ad indossare, anche se in realtà questo forse lo potrei anche mettere già oggi. E poi vi faccio vedere da Candida. Ho preso solo una cosa, ah, in realtà c'è anche una cosina presa da Tiger che è troppo bella. Allora vi faccio vedere prima la cosa che ho preso da Candida. È una sciarpa fatta così con le frange ed è bellissima, cioè pensatela con il piumino color panna che ho comprato da Terranova, cioè fantastica, ma poi è di un morbido incredibile. Anche questa della nuova collezione c'era anche il cappello abbinato, ma tipo quello a basco che a me non lo so, non mi sta molto bene quel modello e quindi ho preso solamente questa ed è proprio super morbida. E con il bianco panna guardate come sta bene, cioè bellissima, ma anche proprio con il color cammello, con il beige, cioè meravigliosa proprio. E quest'anno sono contenta, cioè quest'inverno, perché non sto utilizzando troppo il nero, ma mi sto buttando di più sui colori chiari e su altri colori, ecco, in generale. Quindi di solito quando ero più piccola in inverno indossavo un sacco di nero, e invece quest'anno, ecco, sto comprando anche soprattutto di piumini e cose, mi sto un po' sbizzarrendo con i colori. E quindi ecco, vi faccio vedere il prezzo della sciarpa, è 9,99, ma credo che Candida abbia anche il negozio online. E è morbidissima, ho controllato adesso, il tessuto è 100% viscosa, quindi è anche fatta bene, insomma. E poi vi faccio vedere quindi questo, che è meraviglioso, ora lo scontrino non ce l'ho, ma era scontato dell'80%. E l'ho pagato solamente 1 euro e l'ho comprato perché, a parte che il prezzo era bassissimo, non mi serve a nulla perché è una scatola che ora l'aprirò e vedrete cosa c'è dentro, ma l'ho dovuta comprare perché unisce varie cose che mi stanno piacendo al momento, ovvero questo colore. E poi i draghi, perché mi sa che ve l'ho detto nello scorso video, sì, che abbiamo, cioè ho iniziato a guardare Il Trono di Spade e mi sta piacendo tantissimo, ma con molti anni di ritardo, ecco, l'ho iniziato a guardare e mi sta appassionando tantissimo. E quindi anche i draghi ora mi piacciono proprio tanto, e quindi l'ho voluto comprare per avere un ricordo proprio di questo periodo in cui mi piacciono i draghi, sono in fissa con Il Trono di Spade e poi anche con questo colore. Ma appunto io con questa scatola non devo farci proprio niente perché dentro ha dei piccoli draghi, vedete come si apre? Cioè proprio è bellissima.
E anche dentro ci sono tutti questi disegni bellissimi di questo mondo un po' incantato, che poi è stranissimo perché a me i fantasy non sono mai particolarmente tanto piaciuti, mi piaceva solamente tipo... Quante interruzioni ci sono state in questo video? Comunque, adesso non ci saranno più interruzioni perché il mio fidanzato è andato a prendere il cibo che vi dicevo. E comunque, che vi dicevo, ho preso questa cosa totalmente inutile, ma troppo cute e a quanto pare piace solamente a me perché hanno messo l'80% di sconto e tutte queste scatole stavano lì, quindi non se le è proprio filate nessuno. C'era sia con il tema Draghi che con un altro tema, sempre fantasy che ora non ricordo, però vabbè, io ho preso questa. In realtà, tornassi indietro, riacquisterei anche l'altra. Ieri, per esempio, non ho pensato di andare da Tiger a guardare se ci fossero ancora, però vabbè, pazienza. E guardate che cosa c'è dentro. Sono fatte molto bene, perché sono delle formine così, si chiamano formine anche queste, non saprei, con i draghi di vari colori e sono in legno, cioè anche belle resistenti. E con queste allora ci giocheranno i nostri figli in futuro, se avremo dei figli, giocheranno con i draghi, eccoli qua. E cioè sono troppo belle, mi piacciono tantissimo. E quindi sono stata proprio contenta di aver acquistato questa scatola, veramente molto cute. E nulla, adesso io rimetto a posto queste cose, poi penso a come vestirmi e mi inizio appunto a preparare perché poi quando tornano andiamo a casa di questi amici, quindi magari ci rivediamo fra un attimo che vi faccio vedere l'outfit semplicissimo che ho scelto. Stazione meteo mi segna che il vento è a 18 km orari, ma poco fa segnava 30 km orari, quindi ora non so. Ah, ecco, vedete, infatti adesso 26, perché è veramente forte. Infatti questa è la situazione dei miei panni stesi sul balcone, cioè si sono tutti avvolti su loro stesse le lenzuola. Alla fine non ho messo più quel maglioncino celeste panna, ma ho optato per questo qua che è sempre molto morbido e caldo, sempre color panna, però un pochino più bianco con queste righe. Non ho capito bene se sono nere o un blu molto scuro. E poi ho messo questi pantaloni con l'elastico perché sapete che ora i jeans mi stanno un pochino stretti qua e non li sto più mettendo da dopo Natale. E poi ho messo le sneakers che tanto lì poi toglierò e siamo appunto senza scarpe in casa. E così molto carino. E semplice, in realtà mi piace un sacco l'accostamento del marroncino con colori più chiari. Ah, e tra l'altro una cosa, questi pantaloni, siccome sono abbastanza aderenti qua dietro nel sedere, non mi piace che si vedano i segni delle cuciture delle mutande, ma comunque in generale che ci sia subito sotto il sedere. Metto sempre dei pantaloncini che ho preso da H&M, che sono proprio senza cuciture e sono lunghi fino a qua e non si vedono assolutamente, cioè arrivano qua, ma appunto vedete che non si vedono perché non ci sono proprio cuciture. E quindi mi aiutano a mantenere anche un pochettino qua questa parte più rassodata. Mi sento, come dire, meno nuda. E ti fasciano meglio questa zona e quindi mi sento un pochino più a posto. Io ragazze sto per andare, c'è il mio fidanzato che mi ha mandato un messaggio e mi sta passando a prendere e vi volevo far vedere quindi l'outfit completo. Ho messo poi questo piumino preso da Terranova qualche settimana fa, non ricordo adesso di preciso, e poi ho messo la mia sciarpetta, questa qua in cashmere di questo bellissimo color marroncino. Guardate quanto stanno bene questi due colori insieme, proprio belli, belli, belli per l'inverno. Poi secondo me sono perfetti. E
E poi nulla, ecco, come vi avevo fatto vedere prima, ho preparato questi, la borsa non la prendo perché tanto dobbiamo andare in una casa qua vicino, però toglierò le scarpe e metterò questi calzettoni pesanti. E poi ho portato anche un elastico di riserva perché guardate che cosa ho messo, non so se lo riuscite a vedere, ma ho messo l'aceto quello là in pellicetta beige che avevo preso da Zwiki, che così riprende tutti i colori dell'outfit. Ma ho paura che si rompa e quindi mi porto anche un elastico di riserva. Nulla, adesso vado veramente e vi saluto. Mettete like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi se non siete iscritte e ci vediamo qua sotto nei commenti. Scrivetemi i vostri pensieri. Mi mando un bacio e ci vediamo con un nuovo video prestissimo. Ciao!